Quali sono, diciamo, gli aspetti clinici dell'esposizione a radiazioni ionizzanti? Cioè, che cosa si verifica a carico del nostro corpo? Se è il primo video che vedi, ti invito a vedere quelli della serie precedente. Ti invito anche ad iscriverti al mio canale. Nel mio canale parlo di argomenti di medicina e di odontoiatria a scopo informativo. Ovviamente, se veniamo esposti a una dose eccessiva di radiazioni, quello che si verificherà è la cosiddetta sindrome acuta da radiazioni, cioè il nostro organismo viene bombardato da una dose eccessiva di radiazioni. Apro una piccola parentesi, ovviamente questo è un video molto semplificativo dell'argomento, che è un argomento molto complesso. Questa sindrome acuta da radiazioni può colpire appunto il cervello e i vasi, dando per esempio l'edema cerebrale, e molto spesso ovviamente è mortale, oppure può colpire l'apparato gastrointestinale, oppure può colpire anche le cellule del sangue, quindi dare una sindrome acuta da radiazioni ematopoietica. Quello che si verificherà è un calo delle cellule del sangue. Quindi avremo un calo dei neutrofili, che sono quelle cellule della prima difesa del nostro organismo, avremo anche un calo delle piastrine, quindi una piastrinopenia, e molto spesso si possono anche instaurare dei quadri di leucemie. Abbiamo ovviamente una fase prodromica di questa sindrome in cui il paziente avrà praticamente una letargia e dei sintomi gastrointestinali come vomito, diarrea, nausea, eccetera, che sono proprio indice del fatto che si sia appunto andato ad intossicare. E poi successivamente avremo una fase latente con pochi sintomi e alla fine avremo appunto la fase conclamata, dove avremo appunto le manifestazioni cliniche specifiche. Possiamo avere anche dei danni a carico della cute, per esempio le cosiddette radiodermiti. Ovviamente la diagnosi di questo tipo di problematiche, di intossicazioni da radiazioni, ovviamente può essere una diagnosi clinica, quindi vedendo gli aspetti clinici del paziente con l'anamnesi, ma anche biomorale attraverso dei marker specifici di laboratorio, che non vi sto ovviamente a dire in questo video perché chiaramente sono già argomenti che diventano un pochettino più specialistici. Il contatore Geiger. Serve a verificare anche qui la quantità di radiazioni, si vede appunto nel naso, nelle orecchie, nella bocca, eccetera. Andiamo a chiudere questa serie di video parlando appunto del trattamento d'esposizione a radiazioni. Anche qui non posso scendere nei dettagli perché sono cose ultra specialistiche, dovete sempre rivolgervi dai medici. Questo è soltanto un video informativo molto molto semplice. Ma in linea di massima, diciamo che nel momento in cui un soggetto, un individuo viene appunto travolto da una bomba di radiazioni, praticamente se non muore, quello che si fa ovviamente in primo luogo è andare a rimuovere tutto quello che è l'abbigliamento molto delicatamente, perché l'abbigliamento ovviamente sarà stato contaminato dalle radiazioni. Poi andare anche a decontaminare le ferite, a lavare la cute e i capelli perché ovviamente sono anch'essi contaminati. Non a caso il capello è una delle strutture più sporche del nostro organismo e che accumula tutte le sostanze di scarto. Se andiamo a fare un'analisi del nostro capello troveremo mercurio, di tutto di più. Ma a parte questo, molto spesso se le radiazioni hanno intossicato anche il sistema gastrointestinale, si va a fare anche quella che è una lavanda gastrica, il lavaggio della bocca con fisiologiche e perossido di idrogeno e anche la chelazione. Esistono dei farmaci radioprotettivi che se vengono presi prima dell'esposizione alla radiazione oppure appena dopo che si è stati esposti alla radiazione sembrerebbero ovviamente ridurre i danni perché appunto vanno a rimuovere i radicali questi farmaci e appartengono alla categoria dei composti tioici. Tuttavia non sono dei farmaci banali, non sono delle caramelle, ma sono dei farmaci ovviamente che danno diversi effetti collaterali. Tra questi abbiamo appunto l'amifostina che previene, si utilizza soprattutto nei pazienti che fanno radioterapia, che hanno una secchezza del cavo orale e quindi ovviamente previene la bocca secca perché appunto la radioterapia va a determinare una fibrosi dei tessuti e quindi anche delle ghiandole salivari e quindi ovviamente in questo caso si avrà una ridotta produzione della saliva perché il parenchima delle ghiandole salivari diventerà meno funzionante. E poi il Palifermir, che è un fattore di crescita epiteliale per ridurre le mucositi nei pazienti oncologici. Anche qui i pazienti oncologici possono avere delle infiammazioni delle mucose
che si chiamano appunto mucositi, e si utilizza questo tipo di farmaco. Ovviamente questi sono giusto dei piccolissimi flash di trattamento, l'argomento è un argomento ultra specialistico, non vi ho detto quasi nulla, nel senso che appunto è soltanto un video per dire due chiacchiere su YouTube con gli utenti. È chiaro che il trattamento è molto più complesso, la diagnosi è molto più complessa, l'argomento in generale che ho spezzato in più video è molto 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 più complesso. Per cui ovviamente capiate che è un video appunto su YouTube. Un altro ultimo aspetto che voglio appunto trattare è l'argomento delle osteoradionecrosi. Che cosa sono le osteoradionecrosi? Praticamente ci sono dei pazienti che hanno dei tumori nel distretto o della testa o del collo che praticamente fanno radioterapia, ma molto spesso per estrazioni dentali fatte appunto senza che si andasse a verificare che quel paziente facesse la radioterapia, soprattutto nella mandibola, cioè nell'osso inferiore, si possono verificare delle necrosi ossee, perché il paziente con radioterapia non può estrarre i denti a caso, devono essere attuati dei protocolli specifici in accordo anche con l'oncologo, e quindi ovviamente si verificherà una morte dell'osso con un'infiammazione molto importante. I pazienti con osteoradionecrosi hanno appunto, e quindi quei pazienti che fanno anche la radioterapia nel distretto testacollo, hanno appunto mucositi, cioè infiammazioni della mucosa orale indotte dalle radiazioni, come vi ho detto prima anche iposcialia, quindi una ridotta secrezione di saliva, proprio perché appunto c'è una fibrosi delle ghiandole salivari e dei vari tessuti del nostro corpo, riducendosi anche la produzione di saliva, essendo la saliva con le sue varie componenti uno tra i vari fattori protettivi contro la carie, praticamente si avranno anche delle carie rampanti, cioè il numero di carie sproporzionato rispetto all'ultima visita. Essendo anche ridotta la produzione di saliva, i pazienti avranno ovviamente anche una disfagia, cioè una difficoltà a deglutire. Ovviamente sono problematiche molto complesse, il cui trattamento esula dagli scopi ovviamente di questo video e che è chiaramente un qualcosa di serio e di molto specialistico. Bene, io spero che questo video ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito appunto a mettere un mi piace e a iscriverti sempre al mio canale, a condividere questi video e ci vediamo al mio prossimo video. Ciao!